Ma vi devo dire che qui oggi non è venuto Don Luigi Ciotti. Certamente io mi chiamo Luigi Ciotti, ma rappresento un noi, non un mio. Rappresento una storia fatta di tante storie e di tante persone. Non è opera di navigatori solitari. Quello che sogniamo, il cambiamento che noi sogniamo, perché tutti sogniamo dei cambiamenti, delle cose più belle, più positive, il cambiamento che noi sogniamo e che desideriamo tutti, vi prego, ha bisogno di ciascuno di noi. Noi dobbiamo essere questo cambiamento, che per voi comincia nella scuola, dalla voglia di studiare, di conoscere, di capire, di prendere coscienza dei problemi. Io ringrazio perché ascoltando da Matilde a quella spilza di domande e di curiosità, che ringrazio, fino alla drammatica storia del Circeo, che chi di noi ha più anni ben ricordo. Ci siete stati bravissimi nel porre delle domande, anche a me, ma io rappresento un nome, vi prego. Io sono una piccola persona che ho cercato il cammino della mia vita, quello che non faccio io lo fanno altri, quello che non fa l'altro lo fa l'altro ancora. Solo unendo le nostre forze si diventa una forza. Vi ripeto, non è opera di navigatori solitari. E quindi è noi che vince, non il monologo del libro. In noi un elemento vitale per la vita, per la società. In noi, vi prego, in noi. Ecco, io rappresento un noi che si chiama il Gruppo Bene, che quest'anno sono 58 anni, la strada, i poveri, gli ultimi, quelli che fanno più fatica. Io ho cominciato lì, a 17 anni. Non bisogna essere chissà chi. Ci sono nel percorso della vita dei momenti in cui ci sono degli incontri che ti cambiano la vita. E rappresento anche una realtà che si chiama Libera, che oggi è in tutta Europa, in America Latina, in Africa. È fatta di giovani, associazioni, movimenti, chiese, università, un mondo di persone che prende coscienza che insieme, nonostante i problemi, le difficoltà che ci sono, anche i nostri limiti che ci sono, è possibile portare un contributo al cambiamento. Non è tutto semplice, non è tutto facile. La strada resta oggi molto in salita, però è possibile, perché la malattia più terribile, non dimenticatelo mai, è pensare che tocca sempre altri fare. La malattia più terribile è la delega. Una parola che può sembrare strana a molti di voi è quello di dire che tocca ad altri. Certo, ognuno è chiamato a fare la propria parte.